La forma è più importante del contenuto. Questa è un'affermazione lapidaria che ormai dovrebbe essere abbastanza chiara. Perché la forma è più importante del contenuto? Beh, la forma è più importante del contenuto perché direi che lo possiamo spiegare con Tarantino. La forma è più importante del contenuto perché, vedete, i contenuti oggi sono ovunque, non è un problema trovare i contenuti. Cioè, vuoi sapere qualche cosa su Giulio Cesare, vuoi studiare matematica, vuoi imparare a programmare? Io ho realizzato dei progetti nelle scuole per cambiare i sistemi di insegnamento, eccetera, e numerose volte mi è capitato il fatto che degli studenti abbiano imparato da soli a acquisire delle conoscenze importantissime. Per esempio, mi è capitato in una seconda media di Avellino che degli studenti avessero imparato da soli a programmare attraverso dei tutorial, eccetera, e abbiano sviluppato delle applicazioni. Cioè, se oggi qualcuno che è animato da una passione oggi ha la possibilità di apprendere. Quindi il contenuto non è un problema. Il problema è come lo rappresenta il contenuto. Questa è la questione. Ma d'altra parte, se non fosse così, non ci sarebbe bisogno dell'insegnante. Perché che cosa fa l'insegnante? L'insegnante mica ha creato Giulio Cesare, mica l'ha creato lui. Giulio Cesare è esistito. Lui lo deve rappresentare. Quindi qual è lo scopo dell'insegnante? È occuparsi della forma. L'insegnante si occupa della forma, non dei contenuti. I contenuti ci sono già, a meno che non sia uno scienziato, a meno che l'insegnante non sia Rita Levi di Montalcini, beh, l'insegnante non crea contenuti. L'insegnante li divulga, cioè si occupa della forma. Questo bisogna metterselo in testa. Noi non abbiamo niente a che fare con i contenuti. Noi abbiamo a che fare con le forme che questi contenuti rappresentano. Il nostro scopo, uno scopo estetico, è puramente uno scopo formale, estetico e formale. Cioè, come facciamo capire Giulio Cesare ai nostri ragazzi? Ed è una questione di forma. Ed è una questione di modo, del come e non del contenuto. Guardate, ve lo dimostro in questo modo. Voi conoscete Kill Bill di Tarantino. Allora, Kill Bill di Tarantino rappresenta un contenuto che è questo, ve lo esplodo proprio in grande, che è la cosa più banale, trita, ritrita, irraccontabile, irricevibile di tutta la letteratura mondiale, la cinematografia mondiale, cioè la vendetta western. Il cattivo uccide i tuoi genitori sotto i tuoi occhi, uccide tua moglie, uccide tuo marito, uccide tuo figliolettino, non lo so, tu ti salvi e ti vendichi andandoli a cercare e facendoli fuori tutti uno per uno. Non c'è niente dietro questo contenuto, è improponibile, a meno che è improponibile perché? Perché è consumato, cioè si è visto milioni di volte. A meno che non si faccia un'operazione estetica. Che è esattamente quello che ha fatto Tarantino. E cosa ha fatto Tarantino? Per esempio, ha ricostruito completamente la fabula. Allora, guardate, ho diviso il film in sequenze e ho rappresentato con SS il momento della storia e invece con T il tempo della narrazione. Per cui, che cosa succede? Succede che Tarantino inizia con T1, che è il suo tempo, rappresentando all'inizio una sequenza che invece è la quattordicesima della storia, perché la prima è questa, ma questa è la quinta. Quindi che cosa ha fatto? Prima di tutto ha scomposto, che cosa? Ha scomposto questo. In modo che tu non capisci chi ha ammazzato chi e chi cerca chi e per quale motivo. Dunque, sei costretto a vederlo. Come sei costretto a vederlo? Se tu mi spezzi una storia, fai un minestrone e mescoli tutto, io non guardo. No, tu guardi. Tu guardi perché? Perché io ogni scena la rappresento esteticamente secondo un filone della rappresentazione cinematografica determinato, che va dal film noir al Brian De Palma, al Hitchcock, ai manga, alle ombre cinesi, al western tradizionale, al cinema d'azione, al romantico, al bianco e nero anni 50, ed è tutto fatto con estrema cura estetica. Quindi tu guardi il film.
non puoi non guardarlo. E alla fine, quando arrivi alla fine, ricostruisci la storia e dici: che cazzata sta storia, ragazzi. Sì, sarà una cazzata, ma intanto l'hai visto il film, che è esattamente lo scopo che voleva ottenere Tarantino con questa sfida. Cioè, ha dimostrato come è possibile veicolare il contenuto più trito e ritrito del mondo tenendo incollato lo spettatore al film, alla visione di un film, che non risulta altro che banale. Perché? Ma perché in questo caso è l'estetica che fa il film, non il contenuto. Esiste una storia nel momento in cui è da interpretare completamente, per poi capire che è semplicemente questa. Allora, vedete che la forma è più importante del contenuto, non c'è niente da fare. E infatti una storia ha successo non perché è una buona storia, ma perché viene raccontata bene. E infatti alcune storie hanno successo, anche se sono delle cattive storie, perché sono raccontate bene, perché purtroppo il godimento estetico naturalmente è capace anche di mascherare un contenuto e quindi può essere utilizzato anche come strumento di propaganda, se vuoi. Questo sì, certo, ha il suo aspetto negativo, però non possiamo non considerare che il godimento estetico fa parte a pieno titolo, ma non solo fa parte a pieno titolo, è l'asse sul quale noi dobbiamo condurre la nostra lezione, che, ripeto, non deve essere bella perché siamo dei Klimt o non so, di Brian De Palma, non è questo. È bella perché la composizione cognitiva di quello che facciamo è bella, è pensata, è curata.